Siamo così giunti alla fine del nostro abecedario musicale. Alla lettera Z non ho voluto associare alcuna parola, non che non esistano nel vocabolario musicale, ma non sono poi così importanti. E quindi ho preferito dedicare questi pochissimi istanti ad un commiato per tutti. Spero che queste brevi pillole musicali possano essere state utili a qualcuno semplicemente come curiosità, come stimolo a poi approfondire argomenti molto più ampi che assolutamente non potevano essere trattati in modo esaustivo in pochissimi minuti. Però magari l'occasione di stimolare una curiosità per riprendere in mano dei concetti forse sentiti oppure studiati da bambini ma poi abbandonati, magari possa essere lo stimolo per andare a un concerto, per andare a teatro, per andare a ascoltare musica, per riprendere dei vecchi CD, per rileggere qualcosa, per ascoltare altro, perché no? Shakespeare nel Mercante di Venezia dice che anche le mandrie che corrono, i cavalli al galoppo, si fermano quando sentono suonare una tromba, cantare un'aria, insomma il fenomeno musicale li ferma e così ascoltano anche loro. Quindi in qualche modo la musica, come anche altre forme d'arte, un freno in qualche modo alla barbarie, alla fretta del mondo che corre sempre. E invece in riferimento all'uomo che non ascolta, che non ama la musica, dice una frase molto bella che mi sono appuntata perché non me la ricordo a memoria. L'uomo che non ha la musica nel cuore ed è insensibile ai melodiosi accordi, è adatto ai tradimenti, agli inganni e alle rapine. I moti del suo animo sono spenti come la notte e i suoi appetiti sono tenebrosi come erebo. Non fidarti di lui, ascolta la musica. E con questa frase, con l'augurio invece di ascoltare sempre di più la musica e la buona musica, vi mando un abbraccio. Ciao!